Ciao a tutti ragazzi, io sono Leonas e quest'oggi siamo tornati su Dragon Ball Z Dokkan Battle. Ovviamente, come detto da tantissimi video ormai, siamo finalmente nel Jump, raga. Come vedete qui davanti abbiamo Gogeta e LR, che sarà ovviamente il team Metamor, quello con cui che utilizzeremo oggi. E quale evento andremo ad affrontare se non il suo cosiddetto rivale di questo Dokkan Fest? Ovviamente sto parlando di Veget Int. Quest'oggi andremo con il team Metamor, quello che parlavo nello scorso video su Global, quello è il team perfetto Metamor, che purtroppo mi manca, diciamo, qualche personaggio, ma è quasi completo. Non potevo non portare il team Metamor, visto che nel Global lo uso quasi sempre. Ragazzi, questo è il mio team Metamor. Vi starete chiedendo perché c'è Veget Blu e Veget Fisico, perché comunque Gogeta LR è il leader anche dei fisici, da, se non mi sbaglio, 2 chi, no, 3 chi e 90% di stats a tutti i fisici. Quindi Veget Fisico perfetto, e Veget Blu Fisico l'ho messo perché comunque non ho PG più azzeccati di lui. Non ho Trunks e LR, se no sarebbe stata una bomba al posto suo. Però raga, direi che il team è micidiale lo stesso. E gli strumenti sono assolutamente sempre questi, sia nel Global che nel Jump, perché comunque ritengo che, a parte Baba, che possiamo cambiarlo ogni tanto, e Bulma, siano super giù gli strumenti che da utilizzare contro tutti gli eventi. A parte, come per esempio, quello di Cooler, che limita i Senzuno, quindi dobbiamo cambiarli. Ma a parte questa piccola parentesi, direi subitissimo di andare ad affrontare il nostro Veget LR Int. Evento che ovviamente ho già fatto, perché è... non vi dico niente, andatelo a vedere in un prossimo video. Non vi dico assolutamente niente. È una sorpresa. Non vi spoilerò assolutamente niente, perché sicuramente lo porterò qui nel canale nei prossimi giorni. Se non vado errato, questo video verrà caricato di sabato. Quindi di domenica vedrete questa sorpresa. Di domenica caricherò anche un doppio video. Il primo episodio uscirà a mezzogiorno, domenica, e il secondo episodio uscirà verso le 4. Verso le 4, sì, dai, raga, almeno alterniamo un po' nel mezzo della giornata un po' di video. Ok, raga, ovviamente cerchiamo di fargli fare la 18 kg al nostro caro Gogeta LR. Non so se la fa, sì, la fa, perfetto, non ho contato le orbe, ho sudato l'occhio, ma come avete visto l'ha fatta. Andiamo così, e così. Guardiamo per la prima volta la special dei Goku e Vegeta Angel, che a mio parere, l'ho già detto anche ad altri che giocano a Dokkan Battle, questa special, secondo me, su Gogeta non ha alcun senso. Perché ritengo che sia Gogeta che Veget hanno delle mosse caratteristiche. Ovviamente Gogeta e Veget, quale mosse sono caratteristiche? Gogeta, come sapete tutti, ha il Soul Punisher, quello che vediamo nel film di Cenemba, e lo stesso quello che vediamo nel GT per quanto riguarda Gogeta quarto livello, cioè il Big Bang e Kamehameha. Quindi io ritengo che queste due mosse sono, queste due special, come volete chiamarle, sono le due mosse caratteristiche di Gogeta. Come vedete, questo è il Soul Punisher, e come vedete tra poco su Gogeta quarto livello, il Big Bang Kamehameha. Quelle sono le mosse caratteristiche di Gogeta. Veget altrettanto alle sue, per esempio la Spirit Sword, che abbiamo visto contro Majin Zamasu e anche contro Buan, e anche la Final Kamehameha, che abbiamo visto a sua volta contro, se non mi sbaglio, anche contro Buan, se non ricordo male, e soprattutto anche contro Majin Zamasu. Quindi non vedo il senso di aver messo la special la Final Kamehameha di Veget l'hanno messa nella 18 chi di Gogeta. Non trovo il... no, di Gogeta, di Goku e Vegeta Angel. Non trovo il senso. Anche perché... qui lasciamo così, anche perché sennò il nostro Gogeta non ci fa la 18 chi. Adesso sì, ce la fa. Sì, adesso sì. Io non trovo il senso di questa cosa, sinceramente. Come avete visto, comunque, per farvi notare una cosa,
questo team ha 424K di HP. Sono davvero tantissimi, raga, tantissimi, davvero tantissimi. Ci fa avvicinare il nostro caro Vegeta Fisio, che, se non ricordo male, davvero da tantissimo tempo non controllo l'ability, dovrebbe essere ability 2 se non mi sbaglio, o ability 1, non ricordo. Mi sembra ability 2, mi sembra, non vorrei dire una cavolata, ma comunque è molto molto forte lo stesso. Ragazzi, come avete visto, siamo di già da Vegeta Int, quello LR. 9 barre di vita per il nostro avversario. E io direi di fare una cosa, raga. Perché non aspettiamo un po' di turni? Se ce la facciamo, ovviamente, perché come vedete le turnazioni sono abbastanza rognose, perché ci fanno fare tutte le special obbligatoriamente. Quindi molto probabilmente morirà all'istante il nostro Vegeta avversario. Però volevo per appunto cercare di far fare la fusion al nostro caro Gogeta, che nel prossimo turno non dovrebbe fare, credo, non ho contato le turnazioni, però non dovrebbe farlo nel prossimo turno, e forse nemmeno quello dopo, però forse in quello dopo sì, forse, non ricordo, non ho contato le turnazioni purtroppo. Come vedete, comunque c'è una riduzione di danno abbastanza elevata, però sono comunque personaggi, raga, che anche se non lo shotteranno subito, è questione di turni, che come vedete in questa turnazione purtroppo ci è andata male, perché ci è capitato in entrambi in questa turnazione e non cerchiamo di non fargli fare la 18 chi non la fanno, infatti Vegeta che attaccherà, cerchiamo comunque di ecco, questo lo fa purtroppo. Questo lo fa e gli toglierà tantissimo danno, gli farà tantissimo danno. Ok, raga, ci fa la special. Vediamo la special del nostro Vegeta fisico, Vegeta LR, no, fisico, davanti a noi, raga. 15K, ovviamente non c'è tolto niente, perché comunque sono il mio team è quasi su per giù tutto fisico, quindi era ovvio che non ci facesse assolutamente quasi punto danno. Ok, lui gli toglierà non tanto, però lui lo dirà tanto. Vedete, raga, non ha senso una mossa, secondo me, la fa la Kamamea, che sembra anche nell'ambientazione quella dello scontro tra Vegeta 2 e Vegeta Zamasu su un personaggio come Gogeta. Non ha assolutamente senso, secondo me, però ovviamente poi ci sono gusti, io vado più anche all'anime, seguendo il manga, seguendo anche i film, che anche se non sono canonici, ma ormai non mi interessa. Secondo me, se fai un personaggio, devi farlo proprio com'è il personaggio, non puoi cambiare mille mosse. È come dire che a Vegeta, invece di fargli fare il Final Flash, gli fai fare la Kamehameha, cioè non ha alcun senso. Ogni personaggio ha le sue mosse specifiche, e quel personaggio, anche se poi lo metti in un gioco, devi dargli quelle mosse specifiche e non dargli le altre. Perché anche nel film di Gogeta e Jiraiya non vediamo mai Vegeta e Goku fare la Final Kamehameha contro Janemba, non l'abbiamo mai visto. Cioè, quindi non trovo assolutamente il senso di aver messo la Final Kamehameha nella sua special, ma va bene così, raga. Purtroppo non siamo riusciti a fare la fusion ai nostri due LR, però vabbè, purtroppo questo team è molto molto forte e non potevamo aspettare, anche perché non è che dipendeva da noi, cioè abbiamo un team che linka perfettamente tra di loro, e non potevamo aspettare l'ira di Dio, perché purtroppo non dipendeva da noi, quindi vabbè, è andata così, lo vedremo in altri video futuri. Come vi ho già appena annunciato, noi ci vediamo ad un prossimo video con la sorpresa, quello che vi ho già detto poco fa all'inizio video. Andate a vedere, senza, non vi ho anticipato niente, andremo a vedere nel prossimo video. Ovviamente avete già capito di cosa sto parlando, comunque non vi spoilerò niente.
Vi lascio con questa schermata, raga, perché è veramente il nostro pupillo di questo video. Io vi ringrazio per la visione. Noi ci vediamo nel prossimo video con altri per appunto fantastici video. Vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, a mettere un bel like, un commentino qua sotto. Noi ci vediamo domani e ciao a tutti.